gesto semplice della semina e far capire soprattutto ai più piccoli, insomma, ai più piccoli da dove proviene le cose che mangiamo, insomma, quindi un po' l'obiettivo è questo, e quindi preservare anche il nostro futuro attraverso la coltivazione sana e salutare, biologica, che ci permette quindi oggi di essere qui. Vengono coinvolte 38 aziende in Italia e 16 paesi sono coinvolti in questa giornata, e ad oggi ha coinvolto più di 100.000 persone. L'iniziativa nasce da uno svizzero, Peter Kunz, che ci ha mandato anche una sua lettera. In futuro c'è una nuova iniziativa che è Adotto una zolla. Praticamente è un progetto che nasce per prenderci cura della terra, rispettandone i ritmi e sostenendo chi ogni giorno si impegna nell'agricoltura biologica, diventando una sorta di custodi della terra, l'obiettivo è. Cioè, quindi dare un aiuto concreto a chi sceglie di coltivare i terreni senza usare sostanze chimiche di sintesi, aiutare gli agricoltori biologici a reperire le risorse necessarie per avviare le coltivazioni, e l'idea è quello che l'idea di appunto adottare una zolla è un'idea simbolica, la zolla è una misura simbolica, quindi rappresenta una porzione di terreno di 500 metri quadri. Quindi con 50 euro, perché questa è la quota di partecipazione per adottare questa zolla, possiamo ricevere notizie dal campo seguendo passo dopo passo il processo che porta al raccolto. E inoltre l'adozione di questa zolla dà diritto a ricevere dei buoni acquisto dello stesso valore da spendere nei negozi NaturaSì e Cuore Bio aderenti. Questo grano che voi andate a seminare è un grano, diciamo, abbastanza antico, perché è il senatore Cappelli. Il senatore Cappelli, ve la faccio molto breve, è un grano che è stato selezionato nei primi anni del Novecento, qui in Italia, da grani che venivano dal Nord Africa. Quindi è una selezione naturale su grani che venivano da Tunisia, Marocco, che sono arrivati in Italia, selezionati, è nato questo senatore Cappelli. Il senatore Cappelli era un senatore del Regno d'Italia, quindi in onore suo, perché era lui che aveva fatto la riforma agraria del centro-sud. Quindi, però è interessante che questo grano è stato seminato in Italia per tanti anni e poi è stato riseminato di nuovo anche in Tunisia e in Marocco, per cui c'è stato questo scambio tramite il mare, sul Mediterraneo, è circolato il grano che poi è stato riseminato sia in Italia che in Marocco, che in Tunisia, che in Nord Africa. Quindi sicuramente interessante, ottime qualità anche come grano per fare la pasta, noi ci facciamo la pasta, per fare anche il pane, perché insomma nel sud fanno il pane con il senatore Cappelli, fanno il pane d'Altamura è fatto con il senatore Cappelli. Direi che questo è un atto sicuramente in cui siamo stati coinvolti noi, è un atto veramente carino e interessante, no? Perché poi tutti quanti voi, ma noi, partecipiamo a un'azione che è molto bella, no? Poi dal grano viene la pasta, viene il pane, è un nutrimento che ci abbiamo, che consumiamo tutti i giorni, no? Quindi insomma io vi auguro, è inutile che vi descrivo un po' l'azienda, vi auguro una bella esperienza in qualche maniera. Concludo dicendo, perché non voglio fare lunga, che appena la degustazione che faremo dopo questa operazione è possibile per chi vuole fare un percorso sensoriale a piedi scalzi, che stiamo sperimentando noi all'interno dell'azienda. E percorso sensoriale proprio in cui ci saranno delle cose carine da vedere. Chi vuole poi dopo la degustazione noi siamo disposti a fare. È una cosa che partirà in primavera, però diciamo è già pronta in qualche modo. Mancano delle cose, però già si può provare. Quindi è un momento. Mancano le cavie. Mancano le cavie. Bene.
avanti! Battaglia! Abbiamo potuto fare noi. È la prima cosa che si vede nel mondo.